Urania, musa figlia di Zeus, ispiratrice dell'astronomia e dell'astrologia. Era il 1952 ed Urania si affacciava nelle edicole, non la prima in assoluto, ma l'unica collana, a 70 anni di distanza, a resistere. Nata da un'idea e sotto la direzione di Giorgio Manicelli, peraltro considerato un inventore del termine fantascienza, la collana ha visto nei decenni molte trasformazioni, nelle scelte editoriali e nella grafica. Monicelli introdusse molti autori classici, come Asimov e Clark, e lasciò la porta aperta anche ad autori italiani, peraltro in genere sotto pseudonimo. Nel 1962 gli subentrò la lunga gestione di Fruttero, dopo due anni anche Lucentini, che resero Urania il riferimento della fantascienza in Italia. Sicuramente importante l'apporto delle immaginifiche e surreali illustrazioni di Karel Toll. Dal 1985 al 1990 fu Montanari il direttore, che ebbe fra gli altri il pregio di aver istituito il premio Urania e di aver aperto la porta agli autori italiani, precedentemente sbarrata da Fruttero e Lucentini. Dal 1990 al 2018 il testimone passò Giuseppe Lippi, che svecchiò il parco autori e ripubblicò tante opere precedentemente mal tradotte, adattate e tagliate anche del 50%. Attualmente Urania è diretta da Franco Forte. È in discreta salute, per quanto non sia molto facile trovarla in edicola, anche perché effettivamente sta iniziando a diventare difficile trovare un'edicola. Nei suoi 70 anni di vita, Urania, fra alti e bassi, ci ha fatto conoscere la fantascienza. E molte altre collane hanno avuto molta meno fortuna. Urania continua a combattere con noi.